Prendo una patatina e me la mangio, cazzo. No. Oh. Ah, mi esce davanti a me, grazie, è molto gentile. Ma porca puttana! Vacca organizzazione, addirittura la ruota. Scommetto che ha fatto tutto a zaino e non c'è assolutamente lo zampino di Edo. Questa l'ha fatto lei. Infatti non funziona. Prima su quelle piccole, prima su quelle piccole. Ah, di merda, sono qua con la bava alla bocca. Dalla concentrazione. Sai come abbiamo perso? Con uno che si chiama coglione di merda Federico, che stava davanti alla porta e continuava a perma uccidere. Ok. È per quello che abbiamo perso. Perché io non uscivo dal cazzo di spawn, perché non ce la facevo. È colpa nostra. No. Niente, vado. Sì. Piano. Merci. Oh, guarda, ma cioè, guardali sti figli, Androcchia. Mi piace raccogliere le pannocchie col culo, eh? Mi piace? Le pannocchie col culo, bellissimo. Che puttana. No. Ma quindi sei bruto il microfono. Ah no, rip un cazzo, grandi! Rip niente! Basta! 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 Ma che cazzo è? Oh, mi piace il mio culo! No, volevo fare questo! Mi piace no. Il mio culo, porca Nico, puttana! No. Sbaglio a mollare lo stream! Sto arrivando! Resta lì! Porca puttana! Oh, dude, quanto mi stanno sui culo. Oh, tutti sul punto, tutti sul punto. No, bravo. Lasciami in pace. No. Dimmi. Dimmi. No. I piccioni. Oh, ma cos'è sto bullismo nei miei riguardi? Questa è la mia life. Oh, tutti che mi bullizzano. Basta. Cazzo. No, così. Aiuto. Sto facendo. È presente il meme di quello che si guarda intorno. Che devo fare? Senti. No, scappo, ma torno indietro. Scappo, che faccio? Ma sì, a te, ce l'ho, ma Jacopo, Jacopo, posso farti una domanda? Ma a te la parola gratis ti fa schifo? A me mi buttano. Ma porca puttana, pure i piccioni. Pure i piccioni. Dai, Marta, sei in tutti noi. So che intelligente e fredda anche nei momenti peggiori. Mi fa no, no. E tipo, allora lui ha capito che stavano cercando di farla baciare. Allora si avvicina così. Come on, come into my arms, don't be shy. Io faccio paura perché ho le spalle larghe, però sono basso. Chi se ne frega, picchiamo lo stesso duro. Sei comunque più alto di zaino. Dai! Pezzi di cacchine. Dobbiamo dargli atto. Vabbè, dai, visto. Allora, una piccola domanda, dai, di routine, giusto per spaccare il ghiaccio, perché insomma non mi sembra il caso di partire subito a mille. Ti piace la banana o la patata? Mi piace quello che può entrarmi in bocca, che ti devo dire? Caos dice: infatti al Milano Comics si è beccata pure quello che faceva la diarrea col telefono. Ma in che senso? Ah no, la diretta. Alla... Oh, dai, Oh,
ci vuole un po' di fantasia, per immaginarmi una diarrea dal telefono. Scusate. Scusate, ma... Ci devi arrivare ai miei coglioni. Guarda che ci arrivo. Ci arrivo con la testa così alla Zidane. Questo mi ha fatto paura anche a me. Non me lo ricordavo. Adesso secondo me Seth mi sta aspettando qua e mi scopa. Oddio. Ci piace che ti scopa. Cioè scopa, cioè, nel senso Seth. Ho capito, però minchia, se lo metti nel culo a Timolo che esplode, non fa scoppiare. Cioè se è tattimo lo può usare come preservativo, non credo. Basta, Quant'è? Quanto è alto? No, è pro, no, è più alto di te. Un bel calcio nei coglioni, si abbassa subito. Non si dice. Non ti bannano solo perché c'è il singhiozzo. Era tanto bassa, tanto carina, che prende e ribalta un capo. Quando l'ho ribaltato, gli ho detto, vieni qua, andiamo fuori, botte. E lei, oh, ma tu sei pazza. Sì, sono pazza, vestami lontano. Col venditore di granite, sai, non ha fatto... Sì, perché oddio, te lo racconto... Minchia, mi ha fatto incazzare quello delle granite! Arrivi di qua! Ma me lo ricordo anch'io! Hai visto la mia faccia? Io me lo sto per mangiare! Madonna, mangiare, no, ma io ero lì dietro che stavo dicendo, adesso salta di là! Raga, non dovete farmi incazzare! No, io parto, sono una iena! Io quando mi incazzo sono una iena! Dicevo che stavo sempre impegnata. Damn! Marta! Che è? A mezzanotte la faccio. Che prendete, appunto. Tu sabato sera eri lì nel mondo dei sogni. Che cazzo vuoi? Allora, dici tu? Esatto. Neanche te ne accorgi se esco di casa. Raga, ma... Hai svelato la tua altezza, cioè aspettiamo il cospe di Mineta, ma col cazzo, guarda, ma col cazzo tutto dentro, non si dice, perché mi devi fare insultare? Perché mi devi far dire le parolacce? Non si dicono le parolacce, no, col cavolo io faccio quello lì, porca miseria. Allora, aia, lo colpisco? No. Tipo nascosa, dai, porca puttana. Non so come faccia, ma tipo ha nelle braccia una forza. Ma chi? Mostruosa. Dai, ma come hai fatto a alzare me? Hai alzato me da Kirishiba quando mi hai visto a Romix. Non mi ricordo sta cosa. Sta cosa non me la ricordo. Mi hai preso in braccio e hai fatto, dov'è Aurora? E io laggiù. Mi hai lasciato e sei fatta la stessa cosa con Aurora. Così proprio? Ma era... Porca miseria. Non posso entrarci! No. Perché non mi facevo entrare? Madonna mia. No, io voglio la tua reazione a tutte le persone brutto. Che segui su Instagram. Ma... Da buttali così easy. Raga, questa è tosta. Ma sincera, ti stocco. È secca. Cioè, tipo, a me il fisico maschile magro mi fa cra. Ma proprio non posso vedere. Ciao, ma niente, Marta, ha persone in un corpo. Ragazzi, invece a me piace molto il fisico, no, maschile, no, magro. Mi piace molto perché mi dà l'idea proprio di... No, aspetta, perché mi dà proprio l'idea di un'inculatina. Quindi mi piace, no, proprio eccomi. Il fisico maschile. A posto, meno male che esiste Zaira. Ecco, no, vedo. Ma che ti fa male? Scappa! Oddio! Oddio! Scappa!
cosa porta, raga, ma cioè mi stanno chiesando, non fanno linea. Silvano, allora, se non vuoi un bel dildo, si può dire? No, no, non lo so. Beh, se non vuoi una bella zucchina, sai quelle buone da mangiare, non cotte, dure nel deretano, allora è meglio che non mi sfidi. Meglio che non mi sfidi. Farò una reaction in ritardo. Grazie a tutti ancora. Manfred saluta in modo originale, vai. Piove. Ma poi tira il vento. Fa schifo, mette sempre la sciarpina. Vero, tiro sempre con quella sciarpina. Aia, grazie. Ma con gli ari con la sciarpina. Non è la fiera più bella del mondo, Marta, fa schifo. Se fosse a settembre ti direi di... Non ho capito, cioè, Simone, non ho capito. Vai la bocca, puoi parlare, Stavo morta, come fai, la tiravo la ulti, scusa. La bocca, vuoi parlare? Posso chiedere perché... Però non penso che tu te la ficchi nel culo duro. Santa paletta, porca miseria. No. Arrivo. Oh! Oh! Già. Ma che arrendersi? Ma sono scemi questi. Oh! Ah, perché c'è Garen che... Ma guarda, Marta mi ha tirato un calcio volante in faccia. Pam! Così tra i denti. Che pensi che ha sbattuto contro i denti, mi sono sentita staccare un dente. Mamma, che male. E lei, non è che mi dice scusa, mio amore. Colpa tua, c'hai piercing? Colpa tua, sei troppo bassa. Volevo puntare alla pancia. Scusami. Ma poi... Incontrollabile. Oh, che è successo? No, Manfred. Porco il Cristo maledetto. No, datevi. Non con la lingua, un bacino. Bellini. Ah. Ora un bacino triste. Adoro. Ora un bacino disgustato. No. Muoio. Ok, ma allora, raga, Yuri, quella cazzo di... Ma buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Ciao a tutti. Hola, io penso di avere il coso buggato perché vedo uno spettatore, ma siete un po' scrivere in questa chat. Grazie Kira per l'abbonamento al terzo mese. Grazie mille Fede, sono di vederti, di abbracciarti forte. De Fairy Foxy, ciao, stavolta non sono in palestra. Vorrei venire. Ma arrivi per una gara. Buona fortuna allora. Allora, buona fortuna. Stasera, qui con noi... C'è Tsukikos. Alla, Tsukikos, vieni qua. Assettati vicino a me, vieni. Ok, devo vedere le tue facce, la tua faccia impaurita mentre giochi. Sei pronta a giocare a questo lo gioco? Lo stesso problema con la telecamera. No? Senti, Adesso... Così? Sì, ok. Va bene? Sì. Va bene? Ok, perfetto. Ok, allora, passiamo alla schermata di gioco. Eccola qua, no, l'altra, allora porca puttana, no. Questa, ah ok, perfetto, così, si sente, no? Si sente, oh, Dragon Fuoco, si è abbonato con Prime, grazie Dragon Fire, non Dragon Fuoco, però vabbè, Dragon Fire, ho capito, grazie mille, stelline in brodo, due abbonamenti con due profili diversi tra l'altro, wow. Tesoro che sei, sei un grande, guarda, visto che ti sei abbonato e sei diventato ancora una stellina in brodo, ancora più in brodo, prossima volta che giochiamo a LOL decidi tu che personaggio farmi fare, mi raccomando, un personaggio carino, grazie.
Quanto sei sempre nel cuoricino. Grazie mille. Grazie mille. Ci sei? Devi stare concentrata, eh? Concentratissima. Bello che non abbiamo neanche l'atmosfera horror, perché abbiamo il vicino che fa la discoteca, come al solito. Se può chiudere la porta. No, ci sta la mufficetta in mezzo. Ecco, è arrivato adesso. L'avviso dell'abbonamento. Dai, troppo alto i volumi del gioco. Ok, allora aspetta che abbasso un po'. Così è meglio? Così è meglio, che dici? Aiuto, mi è partito un timpano. No, mi dispiace. Però noi non ci sentiamo niente, eh? Bisogna alzarlo noi, eh. Tu ci senti qualcosa? No, bisogna alzarlo. Lo sospira lui, quindi... Non sento nulla. Fai grandi sospiri. Fai grandi sospiri. Io ho freddo, aspetta, vado a prendere uno. Hai freddo? Prenditi un giacchettino. Ma si sente un po' il rimbombo del gioco? Speriamo di no. Edo, dimmi se si sente il rimbombo del gioco. Sembrerebbe meglio, però fino a che non parli non li sapevo. Vabbè, sì, tu avvisami comunque nel caso, eh. Avvisami, adesso teniamo che torna Tsuki Kosa e partiamo, ragazzi. Che dite? Come state? Come va? Come va? Raccontatemi un po'. Raccontatemi un po' come va. Perché? Ma perché è buggato, dice uno spettatore, se ci stanno 50.000 persone che scrivono? Edo, illuminaci tu. Beh, noi intanto giochiamo, ce ne freghiamo il cazzo. Sì. Si va. Sembrerebbe meglio, però... Ah no, questo l'avevo già letto. Pronti? Vi ricordate a che punto eravamo arrivati l'altra volta? L'altra volta eravamo arrivati, tu te lo ricordi, tesoro? No. Allora, praticamente era successo che ti era morto il ragazzo Matt, quello con la carnagione scura, impilato dentro un coso. Ah sì, perché era caduto giù invece quella stronza mi ha fatto fa, ecco. Mi ha rifatto la domanda e io ci sono cascata. Esatto. E poi la seconda è che c'erano Chris e Ashley, uno di fronte al tavolo, e dovevi scegliere chi sparare in testa, e scelto di non sparare a nessuno, e quindi ha appoggiato la pistola. Ah, giusto, sì. Continuiamo, sì. Andiamo, siamo sei. Non so perché mi fa vedere uno, anche se l'applicazione di Twitch fa vedere uno. Uno. Aspettate, non so perché. Vabbè, sti cazzi. Andiamo. Siete in boom? No, spero di no. Come si gioca sto gioco? Oh, che strano. Ricordi anche la sua storia? Sì. Ma lei è stata rapita. Sì, non sei riuscita, non sei riuscita a scappare, ti ricordi? Sì. Oddio! Questa, la scelta è tutta tua. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Ma che cazzo? Fatele! Lasciami! Ah, le merda, mi ricordo. Ma te l'ho appena detto. Sì, è non il modo in cui qua moriva. Invece ti ricordi che entrava e c'era il fuoco? Sì, sì. La sua morte, mi ero detto. Siamo arrivati più o meno a metà gioco, Marta. Forza e coraggio. Violenza. 4 ore all'alba. Daje. Questa non sciogliese l'asciugamano. No, ovviamente. Che praticamente. Aggiornamento effetto farfalla. Oh, aspetta. Quale effetto farfalla? Quale effetto farfalla ci siamo perse? Non ho fatto niente ancora. Chris non spara ad Ashley. Ok. No, questo è quello che trovano i vestiti di. E qual è l'effetto farfalla? Scusami. Oddio, forse è qua. Viene catturata. Ah, dove che è? Vabbè. Ti vuoi rivedere il video o te lo ricordi quello dei totem? Ma no, rivediamolo che c'è un po'. Ok, allora rivediamo il video dei totem. Che succede? A che punto? Le cose. Ecco qua. Tutte cose.
sconfiggerlo. Tempo dopo i cercatori vennero a scavare nella montagna. Fino a che un crollo lì. Trasformandoli in pazzi, assassini, cannibali. Ti nutrivano di carne umana. Un anno fa ero quasi riuscito a... Non sono riuscito a... Ok? Già finito? Sì. Vuoi rivederti i totem? No. Per ricordarti che cosa ti faceva vedere nei totem? Forse è il caso. Sì, per me. In fretta, guardiamolo in fretta. Vai. Allora, prima morte. Questa... C'è qualcuno appeso. Non si capisce chi. Ma tanto questo è già morto, quindi... non importa più vedere i tipi di... Queste sono le sorelle. Guida, l'uccellino che volate già fatto. Questo che già succede, non l'hai fatto succedere. Qua c'è qualcuno che sale con quella roba lì. Questo l'hai fatto giusto, peccato che poi è morto. E questo l'hai fatto giusto, ti ricordi? Sì. Che ti sei ricordata e l'hai buttata giù la pistola. Poi, qua c'è qualcuno che va a fuoco. Quindi attenzione. Qua è stata colpita ed è successo. Questa si sveglia in intimo nuda. Questa che fine ha fatto? Non ci ho ancora fatto vedere. Qua c'è qualcuno che è rimasto chiuso fuori dalla porta. E qua Ashley che apre a Chris. Ok. Ok. Pronto. No, comunque dicevo, cioè... me lo metto io, capace faccio mezzo bagno e già mi si è sciolto l'asciugamano. Certo. Questa ha già fatto dei chilometri. Ovvio, ovvio, vabbè, un gioco. Ma tranquilla lei. Oh Mike, grazie al cielo mi hai trovato. Ok, tutto ok, stai bene. Oddio, ma lei chi era? Sam era la migliore amica di una delle due sorelle che è morta, okay. Delle due gemelle, sì. Ed è quella che si è fatta il bagno. Ah, guarda che non abbiamo sono visto i cazzi suoi praticamente. Ok, perfetto. Okay. Curioso. Psicopatico qui in montagna. Sì, l'ho notato. Beh, vive in una specie di gallerie. Io sono stato là sotto, ho trovato una grata e ti ho visto. Ascolta, questo tizio di cui parli, lui mi ha assalito. Mi ha mostrato i filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo, ma cosa cazzo sta succedendo qui? C'è una porta. Non si apre. Si apre dalla tua parte. Magari è il caso che ti cambi, Aggiornamento stato. È sceso tutto, però la curiosità è salita un pochino. La mossa del cieco l'ho fatto. Guardo. Vai, che è la lucetta lì? Bene. Una telecamera, ok. Che stavo a guardare. Ma guarda, si sta aprendo la porta. Oddio, dietro la porta c'è sta sicuramente lo psicopatico che fa la scena sola. Con la porta che si apre. Una lucina. È già fatto quella. Andiamo. Oh. No, di qua era. Sì, di qua. È lo zaino. Meglio che te cambi, Che dici? No. Noi restiamo in asciugamano. Ma non c'ha altri vestiti, secondo me, È più comodo. Poraccia. Con tutti i piedi luridi. Uff. Andiamo? Sì. Qual è la proprio prima? Oddio, a sinistra. Sinistra. Tutto che con la musica del vicino, porca puttana. Oh, mamma mia, che culo. Ma non possiamo guardare quindi l'altra porta? Sì. No, mi sa di no. Ah, ciao. Vedi, c'è un totem. Che stai facendo? Devo dire che l'asciugamano non è l'ideale quando si affrontano dei pazzi assassini. Ti dispiace, ma
Sì. Oh, giusto, scusa. Vabbè, vabbè, tanto dice morire per morire. Uno muore. Ah, vedi che c'aveva il cambio? Guarda come è atletica adesso. Mamma mia. Con i leggings. Che stai guardando? Ok, fatto. Finiamola qui. Così sia. Cos'è stato? Era un pianto. Ma mi stai comando tu o sono a fare loro? Oh, io. No, eccoli. No, 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 vattene via! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Ma che cazzo? Avrai sentito parlare dei colpi a sabbia? Sul serio? Capito. Ti ricordi che Josh si muove? Appunto! Tipo, arriva solo tu. Non ho capito. Fa sempre lo psicopatico lui. Anche fa sempre lui. Hai capito? Ma adesso non fa più paura se è lui. Magari non è lui il problema. Visto che qualcuno l'ha preso e ha infilzato Matt qua sotto. Magari con lui. Una forza no, era lì con loro. E poi quell'altro parlava, ti ricordi che nel video di Totem 1 dice qualcosa, no? Su pazzi assassini, cannibali. Sì. E pensa fosse quello il pazzo assassino. Ma tu hai detto, tu all'inizio del gioco hai detto che secondo te c'erano più psicopatici. Sì. Ma vabbè. Lui è morto! No. Cazzo fatto? Guarda, tu guarda, tanto adesso siamo lei. Dio! Oh mio Dio, Matt! Matt! Lei? Oh, ti ricordi che era caduta giù? Sì. Pensavo fosse morta. Eccomi, oh, Mishy, buonasera. Mishy, ti sei appena perso la scena che si scopre che Josh è lo psicopatico e Marta interdetta. Tipo, non ho capito. Te la sei appena persa, Mishy. Io non ho capito. Cazzo! Senti che rumore? Sì. Rassicuranti proprio. Devo rifarci. No, scherzo, non ho premuto il vitale. Ci ho messo troppo. Non è che hai fatto atletica al liceo. Ma ti sposti? Oddio. Ale, mo sta da sola. $600. Fantastico, questo top mi stava benissimo. Adesso si ragiona. Bene. Vediamo se ci sta qualche totem. No? Guarda per terra. Ma non mi sembra che sbrilluccina. Di dove mi sbrilluccina, no? Però non si detta, non mi piace. Madonna mia, veramente si fa paura. Un ascensore? Oh, una lucina. Andiamo verso la lucina? Andiamo verso la lucina. Col cazzo che andiamo verso la lucina. Andiamo prima verso l'ascensore. Che cazzo era quel rumore?
Mi sembra. No, 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 no. Cosa? Cosa? No, è tutto buio. No, 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 torna indietro. Quell'altra cosa facciamo meno. Come no? Dobbiamo andare per forza avanti. Per forza. No, rimortacci, su, rimortacci. Che bei versi. Io spero siano tutti registrati. Oh, guarda che dove siamo. Dove siamo? Mica dove stava trovato Jess lì. Oh, cazzo, se non ricordo. Adesso sono tutti uguali, sti posti brutti. Apri, va? Non si può, è chiuso. Bisogna sfondarla. Non si può sfondare? Sì, dobbiamo trovare qualcosa che la sfonda. Dai che sei intelligente. Dai che ci spinge il carretto. Brava. Apre. Che fa paura, eh? No. Dici? Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo così pauroso. Guardiamo? Sì, va, guardiamo. Un altro lupo? No, ma minchia. Che una fata ricorda. Simpatici. La squadra distruttrice pronta a far saltare le nuove gallerie. No, sì, sì, le gallerie. Che anno era? 1900 e qualcosa. Dopo quando, quella, quando è caduta, che sono rimasti tutti bloccati dentro. No? Sì. Qua tutto bene? Sì, sì, ma... Ok. Possiamo anche non vangere di mamma mia! Ti metti! Cazzo lo spegni, prima non c'è stata quella roba là davanti. No, qua davanti. Ah, ecco. Questa canzone sottofondo non si sente. Sì, infatti. Sì, infatti, fortuna non si sente la musica del vicino. Non capisco se è lei o lui. Che cosa? C'è di torcia. Ti ricordi? Ah, sì, 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 sì. Ok, andiamo a vedere se ci sta qualche totem in giro. Totem sono la vita. I totem sono la vita. Dove vado? Vabbè, a destra, vai, è tutto buio. C'è una luce qui. Ah, una luce. In, out. Bene. Vado? Ma sì. Chiuso. Che culo. Torna verso destra, vai. Questa mi sta mettendo anche allucinante. Ma che cavolo, cammina piano. Ma dobbiamo salire su con l'ascensore, solo che non ci sta la corrente. Devo salire qua, no? No, ah, io sarei andata a destra, però va bene. Vedi? Faccio partire questo affare. Ah, oh, sei lì. Ma oh, vedi che però ci stanno bene, si vedono bene le persone. Andiamo. Allora. Allora. Namo. Cioè, a questo punto perché lei non muore così a me mi passa tutta stanza. Ma perché? Sì. Vai verso qualcosa che si illumina lì. Fuoco. Appunto, ce ne dobbiamo andare a sto cavolo di fuoco. Come? Non ho capito. Ah, la scala. No, così si avvicina al fuoco. Però dobbiamo salire su per attivare la corrente per far andare l'ascensore. Siamo qui a fuoco tutto. Questa è comica, comunque continua a cadere.
capito? Hanno detto di lei. Sì. Quanti scheletri? Marta è un po' troppo presa dal momento per riuscire a... Si vede un cazzo. Mamma mia. Cercalo, cercalo. Chi? Matt. Oh, che croce, questa è la della zombie. Della zombie. Lì c'è una cosa c'è totem. Sì. Nero? Strano. Ah no, non è un totem. Molto strano. Ah, una maschera di gas. Un caschetto? Non un caschetto a me. Ma c'era un'altra cucina. Oh, ok. Vado? Sì. Bella. Carissimo Billy, corri a casa sano e salvo, le tue affezionate moglie e figlia. Figlia. Santa paletta. Non c'è un cazzo, voglio mi trovo a te. Billy non ti ha corso a casa sano e salvo. Mi sa anche a me. Occhio e croce, lì. Maschera mezza rotta. Molto bene. Ci possiamo tornare sopra? Non si può. Proviamo a salire qui. Eccoci, arrampicati. Salta, arrampicati. Dai, muoviti, muoviti. Arrampicati. Anche più veloce, no? Salta a destra. Questa cade, è cascata sempre. Oh, minchia, non è caduta. Perché ha fatto i tasti bene. Brava, salta sulla scala. Oh, scemo di merda! Dio guarda santo, che ti spacco il culo! Non ti spacco il culo, mi sono cagata addosso! Non distraetemi in un momento così, Please! Porca puttana! Porca puttana! Destra o sinistra? Sinistra? Sì. Verso il fuoco, andiamo. E come verso il fuoco? Il fuoco sta a destra. Non fu quello, di qua. Ah sì? Secondo me sì. Mm-hmm. Bello. Madonna mia. No, torna indietro. È molto, è molto. Come no? È molto. Andiamo avanti o no? Se no non si finisce più sul gioco. Vabbè, no, andi. Questa crepa. Devo essere coraggiosa, Marta. Vai. Ah, no, moglie, se brucia il cazzo è sotto e crepa. Ah. Sì. Ai, ai, ai. Dai, amore, bruciata. Guarda, c'è tutto fumo. Mo, mi deve corri. Ecco. Diavolo, cazzo. Porca puttana. Ciao, ciao. Che faccia seria. Corri indietro, corri indietro. Ma non si può, amore, se vado indietro cosa succede? Cioè, torni nel punto d'inizio. Devi andare avanti, ormai. Va avanti, va avanti. Ormai. Amore. Vai. O scegli a destra o a sinistra, una volta che scegli vai. Non ti torna indietro di fare la stessa forse volta. Forse per questo non ho finito un gioco. Vabbè, fuocherello. Ok. Chi è sto coso, sta torcia, va? E cazzo, prendila! Ok, siamo qui, no? Sì. Ok, vediamo di attivare il coso, va? Mio Dio, finalmente qualcosa che funziona! Scendi di che ha lanciato, ti spacco i Shinigami! Porca puttana! Mi spezza che Zai indietreggia come se qualcosa potesse uscire dallo schermo. Aspetta, ragazzi, sono una pipona. Sono una cagazzotta assurda. Aiuto. Dai, è andato. Prendiamo l'ascensore via, no? Sì. Che ci vuole? Ci vuole mica niente. Siamo, questo lo alziamo un attimo. Vai, ascensore. Dove si scende in sto posto di merda? Ok.
30 anni poi per fare le cose, sta mongoloide. Questa è problematica. Ma perché c'è la gamba che gli fa male? Gli è caduta una roba sopra. Non hai visto? Potrebbe essere anche un peletto. Oh, guarda che c'è un qualcosa che luccicava. Ecco. Oh, un totem? Sì. Pronta? Sì. Un totem mi sembra marrone. Sì. Non ho visto un tubo. Pericolo. C'è una mano che cerca di afferrare qualcosa. È stata murata dentro. Per afferrare una persona. Sì. È stato murato vivo. Chiamo. E è rimasto vivo. È rimasto vivo? È anche bello vegeto, direi. Oh, guarda quante lucine là fuori. Ricco? Sì. Un tappo? Ma questa gli puzza la vita? Ma io ne saccio. Devi tornare all'ascensore. Come ascesa torna? Penso questo percorso, penso. Cazzo lo chiami? Ah, non ho capito lei che lui è morto. No, che ne sa. Ok. Ora corre, capito? No, oh, sì. Sì. Luce del mattino, no, cos'è? La luce della luna? No, il ghiaccio. Che riflette la luminosità. Vai ai bidoni, va. La luce, no? Oddio, ma esplode. No, no, non ci andà. Vabbè, via, via la foto. Allontanate. Hai visto chi è? Minchia. Hai visto chi è? Anna. Certo, è quella che è stata presa per il... Sì. Prende che te lo farai anche tu, Beth, il tatuaggio a farfalla. Sì. Togli la cosa da quel video. Sì, no. Ma quante lucette per terra che ci sono. Un altro totem? Boh. Ah già. Ah no, sono occhiali. Sì, Beth. Di Anna. Anna. Anna, sei quella con la farfalla, c'ha gli occhiali. Ah, lei. Sì, lei intendevo. Quindi è caduta qui? Credo c'è una cosa per terra. Sì, ma Danger. Mio cazzo di secondo nome. Grazie a cazzo, un po' tardi. Quindi abbiamo fatto da indietro? Sì. No, guarda. Ah, guarda, c'è un po' che illumina. Laggiù, c'è le scale. Lì. Vado? Sì. Ok. Fa molto piacere questa cosa. Dove vado? Diritto di là? Sì, di là. Quindi loro sono vissuti. Destra qui o sinistra? Per un periodo. Ma qual è dove siamo arrivati, mi sa? Non sono morte. Non sono morte? No. Non subito perlomeno. Che c'è per terra? Cazzo. Beth 2014. Oh mio Dio! Quindi? Ammazza del fratello. Lì per terra è sempre quello. Sì. Avanti. Dove cazzo dobbiamo andare? In sto posto di merda, non si capisce una sega. Marta! Aspetta. Cos'è? Poi se riesci? Cos'è che? Così mi spesa. Poi se riesci ad alzare un pelo la luminosità del gioco è meglio. Impostazioni, luminosità, così meglio. Immersivo, non si vede niente, ma forse si esagera. Che faccia la realizzazione, tutte quelle facce in chat. Muoio.
Vai, guarda un po' più luminoso, eh. Oh, che cazzo. Ma c'è sta luce. Che miseria, ora si vede qualcosa. Hai visto cosa c'è lì? C'è, sì, un mulino. L'acqua. Ti ricordi uno dei totem guida? Sì, che diceva? C'era un mulino. E poi che succedeva? E c'era una persona che saliva dal mulino. E quindi lì arriva l'uomo cattivo. Tipo, posto? Che ci mangia. Sì, vabbè, passa. Tanto lei deve morire. Come deve morire? Ma lei mi sta antipatica. Come ci sta antipatica? Ma lei mi sta antipatica. Di qua cosa c'è? Non c'è qualcosa là in fondo. Cioè, hai aperto la porta. Ah, ecco. Cosa c'era? Un bottone. Sempre una cosa di Anna. No, secondo me. Ecco. Anna e Beth. Quindi forse la tua intuizione. Noi, ti ricordi chi hai visto morire delle due nel video? Quella che l'andava a cercare. Ha sbattuto la testa. La testa, sì. E c'è l'altra, era già per terra quando. Sì. Dove vado? Dritto di qua o di là? Che si vuole? Vabbè, facciamo tutto il giro. Oh, porca puttana. Cazzo. Creepy. È lì. Vuoi vederla? No, no. Ok, continuiamo. Così. Beth imbalsamata. Poracce. Vabbè, siamo arrivati all'ascensore, va? Abbiamo fatto un bel tour, dai. Questa era la porta che non si apriva. Sì. Ora si apre. Intendo? Dai, corri all'ascensore, va. No, adesso andiamo piano. Lì bisogna aprire l'ascensore. Qua, di qua. Lì c'è la carta che avevamo già visto, non ti ricordi? Oh! Che gioia! Che gioia la testolina! No, continuiamo! No. Oh! Andando? Sì, no, ma ho sentito una voce. Non mi muovo? No. Oddio, ti prego, non venire di qua. Sì, diglielo. Ma lì? Corre, non giochiamo. Torna qui, dice. Però quello non sembra cattivo. Fermati, fermati, fermati. Do fuoco? No, cioè no, no, okay. No. Ferma, 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 dove vai, io? Ma non devi correre via. Che cazzo vai, io? Con lui. Dove vado? Torna indietro. Non nasconditi. Torna indietro. Torna indietro. Secondo me lui è quello che ammazza i zombie. Jobs. Perché è cambiato voce? Oh, molto bene! Bravi tutti! Ricordate il mio nome! Anche dopo quello che avete passato! Bene, 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 bene! Come vi sentite? Vi è piaciuto sentirvi terrorizzati, umiliati, in preda al panico? Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra, no! No, 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 no! Loro sono morte! Non so se l'hai notato, Josh, ma nessuno di noi sta ridendo. Oh, dai, 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 dai! Perché quelle facce lunghe? Andiamo! Non è bello provare qualche emozione forte?
ne avete provate di emozioni tutti voi nei vostri cuoricini. Spero che abbiate apprezzato il mio fantasioso spettacolo. È successo davvero! È stato un piacere svolgere il ruolo di burattinaio del vostro panico pavloviano. E tutto quel sangue? Cioè sangue? Una festa di sangue falsi cadaveri, cioè tutta roba costosa e nessun bis. No, non si può arrivare. Oh, che faccio. Ci siete cascati tutti come polli, cazzo. Josh, perché fai questo? Ma non chiederlo neanche a questo idiota. È pazzo. È fuori di testa. Ha smesso di prendere le sue medicine. No, andiamo, ragazzi. La vendetta è la medicina migliore. T'ammazzo. Mike sta male. Andiamo, mi ringrazierete tutti quanti quando diventerete delle star di internet. Scusa cosa? Oh, credetemi, tutta questa roba diventerà virale, signore e signori. Dai, abbiamo amori burrascosi. Abbiamo il sangue. Non basteranno tutti i computer della Cina per tenere conto delle visualizzazioni, ragazzi. Ma cosa stai dicendo, testa di cazzo? Jessica è morta! Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, stronzo! Ragazzi, andiamo! Seriamente, questa è una pazzia, no? Taci! Perché l'hai colpita? Eh? Perché cazzo dovevi colpirla? No! Oh. Ma di che stai parlando? Hai picchiato Ashley, pezzo di merda! Mi sono infuriato! Non picchi una donna! Non lo fai! Amico Chris, fratello... Non sono tuo fratello! Dove andiamo? Dove mi state portando? Ti rinchiudiamo, fratello! Cosa? Così non farai altre cazzate prima che arrivi la polizia! Ma dai! Non ho fatto niente! Ma sei serio, fratello? Sei un assassino, ecco cosa sei! Non sono stato io! Michael, ti prego, ascoltami, dai! Io non ho fatto del male a Jessica! Signora! Sai una cosa? Stai zitto! Chris, andiamo, capo. Siamo amici. Zitto, sta zitto! Oh, beh, fai pure lo stronzo! Chiudi la bocca! Cerchi! Siete da... Cazzo! Ah, non è colpa mia se non sapete stare agli scherzi! Oh, ti ho fatto male? Per caso ti sei fatto la bua? Guarda, mi dispiace così tanto! Basta! Dai, piantala! Michael, mi spiace, amico. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi dispiace che sia successo qualcosa a Jessica, ma giuro... Giuro che non ho la minima idea di cosa le sia successo! Arrabbiata. Josh, sì, serio! Credi veramente che possiamo fidarci di te anche per un secondo dopo tutta la merda che ci hai tirato addosso? Ok, possiamo tornare amici. Bro! Ehi, bro! Non sono il tuo bro! Due secondi dopo, stai serio, bro? No, no. Bro, chiudi gli occhi. Cosa vedi, bro? Niente, bro. E quello è il mio modo senza di te, bro. Siete solo un branco di balletti. Come sei un branco di balletti? Non potete lasciarmi qui in questo modo, ragazzi. Anche perché comunque non avrete mai le palle di fare niente. Difensivo. Piantala, se c'è un codardo, quello sei tu. Almeno io ho fatto qualcosa. Vi ho fatto credere al mondo che ho creato. E vi ho mostrato aspetti di voi che avevate paura di vedere. Tu ci hai manipolato, ci hai ingannato. Hai fatto del male ai tuoi amici e hai fatto tutto di nascosto. Tu sei un codardo, Josh, ecco cosa sei.
legarmi se mi agito troppo. Josh, amico, lasciami un po' di spazio per dimenarmi. Che devo fare per zittirmi? Ah, non così stretto, ok? Non così stretto. Non riesco a muovermi. Cordini di plastica, questo. Di che cosa cazzo sta parlando? Cazzo, come adesso? Ha mai detto cazzate del genere? I primi tre ostaggi sono mai fatti o rimborsati. Ehi, Mike. Mike. Cosa? Cos'è successo con Jess, Mike? Lo sai bene. No. No, io... non... io... ho un problema, Mike. Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo. Voglio dire, credo che... che mi ricorderei di averlo fatto, no? Era così... morbida. E probabilmente aveva un corpo da urlo. Tappa quella cazzo di bocca! Un effetto farfalla sbloccato. Vediamo qual è. Sì, ma se non mi, dai, non mi dite qual è, come faccio ad andare a cercare tra tutti questi? cioè, non lo so. Vabbè. Ah, qua gli ha tirato il pugno perché ha picchiato cosa? Cosa è morto? Vabbè, sti cazzi. Non si trova. Disarma, colpisci. Disarma. Disarma Mike? Sì. Ok. Perché? Credevi che l'avrai usata? Non lo so. Dai, su, Chris, mi conosci come le tue tasche. Sì, Chris, conosci molto bene anche me. Bene, la prossima volta avvisami, ok? Oh, che carini! Non riescono neanche a giocare a poliziotto buono, a poliziotto cattivo. Lasciate fare ai professionisti! Tu torna alla baita. Vedi se stanno tutti bene. Io starò qui con questo matto fino a domattina. Oh, dormiamo insieme. Ordiniamo una pizza. Sicuro di stare bene? Santo. Si chiederanno se qui stiamo a posto. Hai ragione. A domani. Chi è che aveva incontrato lui? Poi Mike. In un episodio prossimo e poi chiudiamo. Siamo quasi alla fine, manca poco. Manca veramente poco. Josh. No, non me l'aspettavo. Davvero? Davvero non te l'aspettavi? Non mi aspettavo che lui fosse il pagliaccio. Ah no? Cioè, mi aspettavo che fosse coinvolto in maniera diversa. Loro sono morte! Jessica è morta! Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, stronzo! Cos'è successo con Jess, Mike? Io non ricordo di aver ucciso Jess. Nessuno si aspettava di Josh, ammettiamolo. Sì, esatto, neanche me lo aspettavo. Oddio! Oh mio Dio, Matt! Quindi secondo te lui è buono? Sì, secondo me sì. Ha una lanciafiamme in mano, è quello che fa il fuoco, no? Appunto. Cioè, per uccidere le persone basta la pistola e il lanciafiamme lo ucciderà dei vampiri, lì quella roba strana lì. Questi. Hai visto? No. Cazzo. Usa questi! Non hai visto quando è sceso? No. Dal soffitto. Che cos'era? No. E cos'era? Una roba con le zampe lunghe, le mani lunghe, è sceso dal soffitto. Merda! Oh, merda! Per... umana? Non te lo dico. Cazzo! Si è vista solo questa figura che scendeva dal soffitto con gli arti lunghi lunghi. E lui, visto che l'ha salvata, l'ha spinta giù. Te l'ho detto che era buono. Cazzo è? Sì. Oddio! Va bene, andiamo. Andiamo. Ancora qui. Simpatici. Oh. Si poteva andare indietro? Ma forse è la strada giusta, non lo so. Dovevo andare avanti e dietro. Io andrei verso il fuori invece di rientrare dentro sti buchi. Quindi qua non ci sta niente? Vedi un totem o qualcosa?
Non mi piace, ci sono le bestie e basta. Ok, vado io. Puoi camminare un po' più veloce? No! Madonna santa. È stupida, deve morire, quindi cammina piano. Così noi prende un colpo e mezzo. Anche due. Esatto. Ho un totem. Dove? Lì per terra a destra. Lo vedi? Oh, sì. Bianco! Oh. Fortuna. Fortuna. Ci voleva un po'. Stava per sparare ma non spara. Ok. Mi raccomando. Vogliamo vedere se si è allungato. Abbiamo trovato tre totem. Sconfiggerlo. Tempo dopo i cercatori vennero a scavare nella montagna. Fino a che un crollo non li... trasformandoli in pazzi assassini. Cannibali. Si nutrivano di carne umana. Ma una notte, un anno fa, ero quasi riuscito a... Non eravamo soli nella foresta. Non so... Non è tuo cazzo in più. Vabbè, pensavo che dicesse voi di più. Beve uno, però stai capendo? Sì. Questi ragazzini devono passare in bacchetto di olio, loro rimane là a casa. Ma no, infatti non potevano stare a casa, no? Hanno ascoltato Josh, dai venite, festeggiamo la morte delle mie sorelle. Va bene? Io non ci andrei mai. Sì, ok, tutti a casa mia, però non in montagna. O no? Che dici? Ma un conto è montagna, è montagna. Ma questo... Hai visto a destra? Ho visto che c'era una bestia. Non possiamo tornare indietro? No, dobbiamo ancora morire con la bestia noi. Tornando indietro. Vai la lucina. Ok. Ah, no. Passare questa strada. Voleva passare. Vado? E va. Minchia. Che cos'è? Oh cazzo, ho sbagliato. No, 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 non fai che muoia perché sennò veramente... Cazzo, il Jack Skeletron. Dove vado? Destra, destra, destra. Ti spavento, porca puttana. E vai! Vai! Che non funziona? Non so. Guarda avanti, guarda avanti. Come idea la prima vedete? Cazzo. No, 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 no. Cazzo sta lì, eccolo. Sta decida da sola? Mm-hmm. Sì. Dove vado? Salta su, resta su. Dove? Salta su. Ma amore, salta, resta, resta. Ma non ho letto bene. Cazzo.
Maria. Che non si è spaccata niente? Dio buono. Questa è una morsa? Un bel morso sul collo. Che è un vampiro anche lei? Buono che l'ha assaggiata, la finisce pure. Hai visto quanto sono brutti? Hai visto come sono brutti? Ma penso peggio, eh? Cioè, sei peggio? Sì, non è un tipo di brutto che mi fa paura. Madonna mia, cioè, non si è attivato un effetto farfalla. Emily viene morso. Ah, ok, non si spiega il perché, però viene morso. È un effetto farfalla. Di qualcosa. De io che non ho letto bene, salta su. Porca puttana. A me non cambia niente. Ma quindi loro sono state dentro, lei, la sorella, quella che si fa, sono state dentro quella grotta, ma questi non l'ha incontrati, scusa. A meno che non è diventata... È passato, amore, è passato un anno, Ho capito, ma... Sarà anche morta. Magari capito. È sopravvissuta per un po', ma è morta. Ma questi le ha beccati subito. Merda, che c'è adesso? C'è. Prova a pensarci. Facciamola entrare. Prova a pensarci bene. Chi è che è morto nella caverna? La prima sorella. Oddio, chi è fatto? Em, stai bene? Non credevo, ce l'avrei fatta. Urlavi a squarciagola. Come stai? Andare a perdere. C'era qualcosa. Dov'è? Dai, vieni a sedere. C'è qualcosa. Mi siete separati. Un mostro è un cosa? Mostro. Preoccupata. Stai bene? Sta bene, non mi fa male niente. Devo solo calmarmi, si muoveva così in fretta. Cosa? Sono dovuta scappare. Cosa? C'era quella cosa, ma non so cosa fosse. Calmati. Josh ci ha preso in giro. Voi non mi state ascoltando. Confuso. Em, puoi dirci che cosa è successo? Ci sto provando. Stavamo scalando la torre quando è crollata, tutta la torre è crollata dritta nelle miniere. E quali miniere? Ci sono quelle gallerie dappertutto, passano sotto ogni cosa. Quando la torre è crollata siamo finiti là sotto. Non capisco, la torre è crollata. Come è crollata? Stavo camminando là sotto, nelle gallerie, era buio e ho trovato questa cosa. Era la testa di Beth. Aspetta, cosa? La testa di Beth, l'ho trovata. Oh mio Dio. Ma che cazzo? Dici sul serio? Sì, che sono seria. Credo siano cadute là sotto. Oh, porca troia. Ma la cosa peggiore è che penso che Anna non sia morta per la caduta, non subito. Cosa? Cosa vuoi dire? Non so, sembra che sia rimasta là sotto, morendo di fame per settimane, mentre noi eravamo tutti qua su a cercarla senza sapere. Sì, ma perché quel mostro non se l'è mangiata? Sta lì dal 1800. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno, però poi è crollato tutto. Em, sei viva? Oddio, sì. Mike! Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Wow. Chi può essere? Josh? Jess? Non è Jess. È il mostro. Ma allora chi è? Ma è intelligente, so, secondo te è il mostro? Secondo te sono essere intelligenti? No. Bene. Secondo te no? Sono tipo i zombie, secondo sì. te? Io tengo d'occhio la porta. Suggerisci. Ok. Apro la porta. Ci sei? Pronto? Ehi, fallo e basta. Non ci sarà più nessuno. Se vuoi tengo io la pistola. No, no, no. Facciamo così. Io penso alla pistola, tu alla porta. Beh, sapete che l'ho pizzato. Fermo lì. Non ti muovere. Fermo. Va bene. Ma... tranquillo, vecchio. Ok, e adesso è quello della foto. È quello ora, del... sì, del video. Muovetevi. Sì. Ma si è riconosciuto la voce? No, la faccia. La faccia, non la sono voce? No, c'ha l'occhio scheggiato come cosa quello. Cosa avete a che fare su questa montagna? Non sareste mai... Prugnavo, ho fatto. Pugnetta. Ne approfitto per mandare la pubblicità. A tra poco. Fatto prugnavo. Ti lasci tutta mollina quando vuoi prendere essere presa in braccio. Insomma, non vuole essere in braccio. Sì. Prugnetta. Vuole stare sopra.
Un minuto di pubblicità? Non ci sono più 30 secondi di pubblicità? Mi è aumentata la pubblicità. Pubblicità. Ora 30 secondi, ora da un minuto. Ed è aumentata la pubblicità. Ora dice un minuto, prima era 30 secondi di pubblicità. Dici che ho fatto un salto di qualità? Cosa ne pensi del gioco? Mamma mia. Ti piace? Adesso giochiamo ancora un po', poi stoppiamo. Che domani devi partire. Ah boh, non so. Dobbiamo vedere se ho fatto un salto di qualità. Magari sono diventata foto salto in più, perché ho preso tanti abbonamenti. Guarda come sta aggrappata la... la buffettina. La buffettina. Eccoci tornati, ragazzi. Si gioca adesso, eh. Si gioca. Vuoi tornare? Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero. Questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Questa montagna appartiene al Wendigo. Ah, il Wendigo. Cosa sarebbe un Wendigo? Non lo sapete niente, ragazzi. Non che abbiamo altra scelta. Cos'è un Wendigo? Allora ve lo dirò una volta sola. Non mi importa che ci crediate o meno. Però ho il spirito per togliermi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh, cazzo. Dovete trovare un luogo sicuro. Scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No. Appunto mi puzza che lei è riuscita a star sveglia. Dovrei essere il suo migliore amico e gli ha voltato le spalle. No, la colpa è sua, lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Si muore anche lui. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. Andare da solo è un suicidio. Ecco. Bene. Voi altri, scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai. Mi hai capito? Tu fresca. Praticamente. Va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Hai capito? Hai capito. Mm. Hai capito, Marta? Sì. Questa parte contro quello che vuoi uccidere. So come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. Cosa? Che ne sai tu? Fidati, lo so. Ehi, torna da noi. Adesso crescettina. Dobbiamo sbrigarci. Ah, te bacio, sai perché? Perché scelsi di salvar lei. Anche se non volevi. Io volevo salvar lui. Io non so andare in spazio. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Cosa c'è da sapere? Devi stare attento e fare come dico io. Non so sto farfalla. Abbiamo trovato tanti indizi però, eh? Eh sì. Però qual è? Ma perché non mi esce tipo... nuovo oppure aggiornato, cioè... Non lo sapremo mai. A quanto pare no.
Dai, però. È morto. La forbici. Allora. Ah, eccole qua. Non spara ad Ashley, Ashley è preoccupato per Chris quando esce, capito? Semplicemente perché non gli hai sparato quella volta lì. Quindi quelli sono Wendigo. Wendigo, esatto, brava. Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, capito? Come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza. Finché non la bruci. Che schifo. Hai capito? Sì. Molto bene. Cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi. Ah, quindi sono intelligenti. Un umano. Cioè, hanno tipo... degli orari. Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Mi fanno ancora più paura perché sono intelligenti, capito? Vite sui Wendigo? Dico che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore. Lo sentono lo stesso. Niente del genere. Non ti possono vedere. Se vesti di notte. Capito? Sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti del loro campo visivo. Hai capito? Che non mi muovo, rimango invisibile. Sì, però ti sconsiglio di provarci. A meno che non abbia altra scelta. Direi. Ok, vado alla porta o vado di là da lui? Seguo lui, cosa faccio? Seguo lui. Spavento lei. Sì, queste cose. Questi ecco. Sono o erano umani? No. E c'è tanto sangue. Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Dobbiamo andare. Ora. Dobbiamo cercare Josh. Potrebbe essere qui. Va, vai. Prima. Il Wendigo. Immobilizza e poi ti strappa la pelle da tutto il corpo. Madonna. Un pezzo alla volta e alla fine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Oh, ti sei divertito abbastanza? Fa un casino, fa scema. Pronto, sei ancora vicino. Sì. Dai, combattila. Stai vicino. E questo va, non mi fa comandare Chris. Muovete. Chris. Non ci cischia. Non ci cischia. Muovete. Non è lungo. Fermo. Non muoverti. Lo sentiamo appoggiarlo. Silenzio ora. Culo. Fatto bene a tenere il joystick qua. Sparo? Sì. Li rallenti. Dici che ricordati che è il fuoco che gli fa paura. Sì. Mi sparo? Sì. Prendi questo. Dai, porca puttana. Corri! Corri? Eh certo, mancava la gamba. Spara, eh? Ok. Casse o acqua? O lui? Lui! Non avevo fatto le casse di fuoco, eh.
preso. Meno male. Oh, grazie a te, fammi entrare. Ti ricordi la fortuna? Sì. Mio Dio, cosa è successo? C'era lei che gli apriva lui. Proprio dietro di me. Via, 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 via. Lei ti ha aperto perché vi siete baciati, sennò non ti apriva. E tu rimani fuori. Ah, ma lei non è morto. Grazie al cielo! Che ci avete messo tanto? Sopra ci sono dei problemi. E non pochi. Dov'è il tizio con lanciafiamme? Sì, lui... Non ce l'ha fatta? No. Cos'è successo? Quella cosa l'ha fatto a pezzi. Davanti a me. Oddio! Sono solo queste le porte? Sì. Ne sei sicura? Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non credo sia una buona idea. Dovremmo restarcene qui, fermi fino all'alba, finché non saremo salvi. Oh, davvero? Pronti per diventare una bella cena per quella cosa quando deciderà di farci a brandelli? Arriveranno i soccorsi domani mattina. Non sembri convinta. E invece arriveranno, vero, Em? Sì, sì, cioè, vero. Aspettate pure, io vado. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Josh? Uno dei suoi giochetti. Oh, grandioso. Se quella cazzo di cosa ha preso Josh, beh, tanti saluti. No, non so, Mike, è possibile. Cosa è possibile? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Eh? Ho visto cose orribili là sotto. Credo che sia la tana di quella cosa. E... Huh. Cosa? Al diavolo. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Che cosa sono? Sono... è la sacca di quell'uomo. È una mappa? Quel tizio era pronto a tutto. Non proprio. Cos'è questo posto? Oh mio Dio. Che cos'è? Sono stato là. È stato orribile. Davvero? Ho trovato dei documenti. Sapevano che la miniera era pericolosa, ma non l'hanno detto. Michael, possiamo pensare a come cazzo faremo uscire da questa storia? Dico solo che è strano tutto ciò che è successo quassù. La cosa strana è che c'è un tunnel che conduce dal sanatorio alla baita. Urca, ecco come puttana. Sono tornato. Questo l'ho visto quando ero là sotto. È là che vive. Em, cos'è quella? Eh? Che cos'è? Ash. Oh mio Dio, no, non è niente, mi ha morso. Chi ha morso? Chi ti ha morso? Il Wendigo. Il cosa? Non è niente, davvero, soltanto un graffio. Stai bene? Cazzo. No, non mi fa neanche male, davvero. Non è niente. Se ti ha morso. So cosa state pensando, ma io sto bene. Davvero? Sì. Emily, facci dare un'occhiata. Emily, se il Wendigo ti ha morso, potresti diventare una di quelle cose. Non dire stronzate. Ha detto che nascono quando ci si divora vicenda, ricordi? Aspetta, sei sicura? Sì, succede se ti mordono, diventi uno di loro e alla fine ti trasformi e ci attacchi. Oddio! Non puoi restare con noi. Cosa? Mike! Devi andare. Mi stai prendendo in giro? Ci stai mettendo tutti in pericolo. Te lo scordi! Emily! Non puoi restare qui. Mike, datti una calmata, ok? Non sappiamo se funziona così. Forse è solo un morso. Ho visto cosa fanno quei mostri. Ti ricordi Totem? E non voglio rivederlo. Ma cosa vi prende, ragazzi? Cosa fate? La porta è qui. Puoi scegliere di uscire liberamente. Oh no, lo sapete benissimo che mi state condannando a morte, dato che sapete che c'è un Wendigo là fuori pronto a farmi a pezzi, come con... Ok, cazzo, vuoi andartene? Vai, fuori di qui! Ok. Mike, ti ricordi? Calmo. Il totem? Tu vuoi sparare? Cosa mi faceva? Mike, a me! Dobbiamo restare al sicuro, Em! Ti prego! E qui non è sicuro finché ci sei tu, non per noi! No, non farlo! Mi dispiace molto. È al lato, non sparare. Le sparo? No! Oh no, non le sparo. No! Ok.
posso farlo. Oh mio Dio. Beh. Cosa giusta. Spero che sia così. Forse. Per ora. Merda. Cazzo. Tienila d'occhio. Se vedi qualcosa di strano, sai cosa fare. Sì. Restate qui. Ok? Là fuori è pericoloso. Tornerò fra poco. Ma che fa là fuori lui? È scemo. È scemo, lui va a morire. Speravo che ci avrebbe aiutato. Il tizio con lanciafiamme. Ora non abbiamo più scampo. No, ragazzi, questo vuol dire che dovremmo essere forti. Dovremmo farcela da soli. Non so se ci riesco. Sì, Ashley. Sono in pochi hanno stato a dare la caccia al Wendigo. Io sono l'unico a essere riuscito a tenerlo a bada. Oh, presta attenzione. A queste parole o potresti essere la prossima vittima, non sarai l'ultima. Il Wendigo deve essere fermato. Il Wendigo è figlio del cannibalismo. Quando un uomo è disperato e affamato, intrappolato su una montagna e ghermito dal freddo implacabile, quando non mangia da giorni, allora lo spirito del Wendigo inizia a impossessarsi di lui. Anche il più forte degli uomini non può nulla contro di esso. Lo ucciderà senza rimorso e perfino i compagni che hanno viaggiato con lui, strapperà la cruda carne dei loro corpi e se ne ciberà. L'ho visto accadere molti anni fa. È una fame che non può essere saziata. E poi inizia la trasformazione. Gli occhi sono i primi a mutare, diventano bianchi e nebbiosi, mentre i denti si allungano come zanne. La creatura cresce e la pelle si tende sulle sue ossa. Questa montagna era abitata da una tribù, i Cree. I loro sciamani narravano storie su una creatura alta, c'è nata nel ghiacciaio. Nata nel ghiaccio. La tribù rispettava la montagna e tutti gli animali che la popolavano. Sia la montagna sia gli animali diventavano sacri per i Cree, che credevano portasse sfortuna a nuocere a un animale nella montagna e per questo andavano a cacciare altrove. Nel 1893 arrivarono i minatori, trovarono lo stagno e successivamente tracce di radio. Scavarono a fondo nella montagna sacra. I Cree sostengono che la montagna pianse e liberò lo spirito. La vista del Wendigo cambierà. Diventa dello stesso tempo più acuta e più tenue. Il Wendigo riconosce i movimenti. È un cacciatore. Siccome i Wendigo sono mutati da degli umani, quando cacciano, sono in grado di imitare alla perfezione la loro preda. Cioè, quindi parlano come gli umani? Oh, cazzo. Cioè, ti possono ingannare in questo modo? Riconosce i movimenti, è un cacciatore, un falco, ma non vede ciò che non si muove, resta immobile e il Wendigo non ti vedrà. La pelle e la carne del Wendigo sono spesse, come un'armatura, non sente dolore, non può essere tagliato o trafitto, proiettile nello scalfiscono, ma un fucile è in grado di tenerlo a bada, poiché il Wendigo è un umano mutato, sa bene come darci la caccia, riesce a imitare perfettamente le sue prede. Devi stare ben attento a mantenere la calma. Ho ucciso se Wendigo, lame e proiettili li fanno il solletico, usa il lanciafiamme, è l'arma migliore. Il fuoco li avvolge, arde la loro pelle e li rende vulnerabili, ma cerca di non ucciderli. Uccidere un Wendigo deve essere l'ultima spiaggia. La morte libera lo spirito del Wendigo. Li ho catturati, ho usato trappole per attirarli e il fuoco per spingerli in gabbia. Ho predisposto le trappole con altri umani, presi da coloro a cui ormai non servivano più. Gli arti. Ah, ok. Uno a uno ho catturato coloro che infestavano la montagna. E poi dove li mette, scusa? Bello, lezione. Li ha messi giù nelle cose, nelle miniere. Potrebbero esistere delle difese. I sciamani hanno scritto dei rituali. Ho trovato alcuni manufatti dei nativi sulla montagna e li ho copiati.
totem, mazzetti di erbe, piume. Ne ho copiato l'aspetto, li ho provati all'esterno in montagna, funzionano, tengono la larga Wendigo, non completamente ma a sufficienza, ma al chiuso non hanno alcuna utilità. Leggende Cree sostengono che il Wendigo nasce dal morso di un altro Wendigo. Ah, ecco, ma il morso non è nocivo, lo sono. Io sono stato morso, ma non mi sono trasformato. L'unico modo è nutrirsi della carne di un altro, non c'è altro modo. Ah, ok. Ok, per diventare sì. Wendigo devi essere umano e mangiare qualche altro umano. Uh-huh. Allora, she's a badass bee. Raga, Capodanno mi invita nella mia cascina in montagna. Vulcano. Veramente, ma spiaggia arriva al mare. Caputtana. Rassicura. Dice che il morso, se ti mordono, non è infetto, non succede niente. Fammi vedere. Scusa, cosa hai detto? Emma dice che starai bene. Dice cosa? Starai bene. Bene, Mike quasi mi sparava e dovrei star bene. E la stronza quasi lo lasciava fare. Ehi, sei ingiusta, era spaventata. Io sono quella spaventata. Scusami Emily, non sapevo cosa sarebbe accaduto, non nessuno lo sapeva. Una scusa, non c'è scusa per prego, questo. Ti prego, cerca di capirmi. Capisci questo, stronzetta del cazzo? Che puttana. Scusami, scusa. Vabbè, minchia, non ci dato sparagli. Merda. Dobbiamo raggiungere. Potevo leggerlo prima che uscisse Mike? No. Ma poi sì. E la pistola lì. Bene, bravi. Tanto non serve niente. Tanto non serve un cazzo. Santa pace. Beh, il ceffone se l'è meritato, sì. Sono d'accordo. Joshua, devi darmi retta. Delle persone sono morte per le tue scelte. Non so cosa sia peggio. Se provocare eventi che hanno portato alla morte di qualcuno o lasciare che si verifichi una tragedia. Siamo quasi alla fine. Non riesce ad alzare nemmeno un dito per aiutare gli altri. Ricordi l'anno scorso? Eh? Di come hai lasciato morire le tue sorelle? Non hai fatto nulla. Paralizzato dalla tua paura egocentrica, mentre una vera minaccia si avvicinava. È colpa tua, Josh. È tutta l'ha mangiata la sorella. Ma chi? Cosa? Lei è rimasta. È per questo che Wendigo non l'hanno mangiata. Malissimo. Che cosa? Lei ha mangiato Beth? Certo, per forza. Scusa, come se no se la mangiavano i Wendigo. Lei invece è stata spaventata da qualcosa che probabilmente è o un Wendigo, visto che ci stanno, o che batte la pesca. Soltanto che poi è rimasta lì, presa dai morsi della fame, lei si è mangiata la sorella, è diventata un Wendigo. La sorella era già morta. Esatto. Mamma, quanto è perspicace sta ragazza. E i tuoi amici, le tue sorelle, ti hanno abbandonato. Sei solo. Riesci a sentire il gelo della tua solitudine? E dove fai facciamo? Non mi vedo. Perché li hai feriti? Questo com'è che sarà fatto male? Joshua, perché li hai feriti? Loro hanno ferito me. Non ti avevano fatto nulla, Joshua. Non di proposito. Hanno fatto uno stupido errore che si è rivelato una tragedia per le tue sorelle. Loro non volevano che accadesse, ma è andata così. E gli dispiaceva, almeno fino a che non li hai sottoposti alla tua notte di orrende torture. Era solo un gioco. Solo un gioco? Ma questo gioco ti ha portato dritto a una
delle tue paure. Il paura, Josh. L'emarginazione. Beh, direi che ci stoppiamo qui, sì. Dai. Ci stoppiamo qua e la prossima volta facciamo il finale perché manca poco, eh. Oddio, ragazzi, grazie al cielo. Manca poco alla fine. Sì. Direi che ci stoppiamo qui perché tanto manca poco alla fine. Alla fine del gioco lo facciamo la prossima volta che Razzukiko sparte. Parte per 5 giorni, mi lascia da sola. No, ma sono 3 giorni. Ogni volta che lo dici aumentano. Vabbè, ragazzi, ringrazio a tutti per essere stati con noi, per le 2 sub fatte. Grazie mille ancora. Grazie. E amori. E ci vediamo domani alle 9:30. Adesso metto l'annuncio su Instagram. Insieme creiamo la parrucca di V. Quindi vi faccio un tutorial su come si fanno le parrucche. Cioè, come le faccio io in realtà, perché non è che c'è un modo specifico. Quindi, buona notte a tutti. Tutti, grazie mille ancora, un bacio, ciao! Ciao!